Isola dei Famosi, Striscia la Notizia pubblica la prova audio di Nadia Rinaldi sul Cannagate. Giorni fa, a Domenica Live, Barbara D'Urso ha avuto la possibilità di ascoltare la seconda prova audio relativa al Cannagate, che confermerebbe la versione di Avenger. La prima prova, lo ricordiamo, coinvolgeva Chiara Nasti, la quale aveva confermato che Francesco Monte era solito fumare marijuana dalla mattina alla sera. La fashion blogger, poche ore fa, ha accusato Striscia di aver pubblicato la prova audio senza permesso, chiamando in suo aiuto gli avvocati. Il telegiornale satirico però non si è arreso e ha deciso di portare avanti la sua guerra contro Magnolia e l'Isola dei Famosi, facendo ascoltare ai milioni di telespettatori la seconda registrazione audio, che ha come protagonista Nadia Rinaldi. L'ex naufraga si è sempre tirata fuori dalla vicenda, dichiarando di non aver mai visto con i suoi occhi Monte mentre consumava marijuana. Sempre la Rinaldi, che aveva accettato di sottoporsi alla macchina della verità, tornerà in Honduras per avere la possibilità di rientrare in gioco, sfuggendo così al test di Barbarella. Nel servizio di Striscia possiamo ascoltare la nota vocale, che Nadia ha inviato ad Eva. Domenica sicuramente Barbara ci metterà a confronto. Dobbiamo dare una versione, che sia più veritiera possibile, ma che ci tiri fuori da questa gogna. Io non voglio entrare in questa storia. Ho già pagato 20 anni fa e non voglio che il mio nome venga associato a quella parola, marijuana. E anche se volessi dire la verità, nessuno mi crederebbe, quindi ne voglio rimanere fuori. Ho una causa civile in corso e non me lo posso permettere.